Salve e benvenuti qui in questo nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion e io sono l'Arax di Cormaris. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'acquisto della questa catapecchia che, come vedete, mi sono preso la briga di arredare. Ok, ho detto che avrei preso il modulo solo che mi aggiungeva gli scrigni, però alla fine ho comprato tutto l'arredamento perché non costava niente, perché tanto vale che ce l'abbiamo come casa, almeno ce l'abbiamo tutta ordinata e bella, per quanto a me continui a fare ameritamente schifo. Quindi questa è la casetta, abbiamo un solo quadro, tre arazzi contati, proprio a sprecare. E qui ho posato tutta la roba in eccesso, unica, eccetera, eccetera. Ho riottenuto la mia bellissima spada, nel mentre eravamo saliti di livello, facciamo il primo pisolino di un'oretta, basta, nel lettino nuovo. Andiamo sempre su di resistenza, agilità e forza. Ok, così almeno riusciamo a portare un po' più di carico, perché effettivamente 285 rimane ancora un po' poco. Dobbiamo vendere un po' di roba rubata, effettivamente, e un pochino di pozioni e pergamene, ma per farlo, dal momento che sono tutte rubate, abbiamo il nuovo ricettatore, potremmo vendere a quello vecchio, però preferisco vendere a quello nuovo. Ci conviene andare a quello nuovo, quindi furto su commissione. Dovrei andare a trovare Armand. Furto su commissione. Ok. Armand non è più il mio contatto principale della Gilda dei Ladri. Il mio nuovo contatto è Scriba, nella città di Brandil. Cerca le tue origini, sollevare il velo. Una magnifica annata. Via col pesce, l'arena. Quindi sì, ci conviene più che mai andare a dare una riparlata con il nostro Armand Christoph, perché lui ce lo segna ancora. Io sono sospeso in aria, ragazzi. Ma vai, non ho nemmeno voglia di contare, ci fermiamo all'orario giusto. E poi dovremo cominciare il nostro bellissimo viaggio per Brandil, per quanto è una città che onestamente Non mi piace molto, posso dirlo tranquillamente. Rumors. Scriva. Ok. Volte grigia. The Thieves Guild follows the Grey Fox. However, we make sure that most folks think he is just a myth. Ok. Lavori speciali della Gilda dei Ladri. Non lo so, non ho idea. Dovremmo andare qui. Quindi scendere, riprendere da qui la locanda di Winerest. No, di Wawnet. E scendere tutto. Che piaga. Ma veramente molto piaga, perché il viaggio sarà lunghissimo. Spero di trovare pochi luoghi, perché io mi sono imposto la regola che se trovo un luogo a vista lo devo esplorare. Se no poi va a finire che verso, ecco, buona metà dell'avventura mi rompo i coglioni e passo avanti e basta. Però io ora voglio finire Morrowind Oblivion una volta per tutte, nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi per me significa esplorarlo anche il più possibile. Non dico che lo esplorerò totalmente, ma il più possibile. Quindi in zone come queste, dove appunto l'entrata è abbastanza a vista, direi, ci si fa un salto. Il problema è che, come vedete anche qui, cioè per arrivare a Sedinal ho dovuto fare 1, 2, 3... 4 e 5, cioè 5 tappe, che ok, va bene, non erano difficilissime, però fanno perdere molto tempo. Però questo non so effettivamente se farvelo vedere, perché questo qui è un porto Ailaid, che sicuramente sarà popolato da banditi. Appunto, ci sono dei nemici vicini. Quello è una roba che in The Elder Scrolls userò sempre nella vita, premere T per attendere, quindi capire se ci sono i nemici vicini. Lui ha individuato me, ma io non ho individuato lui.
è un umano. Particolarmente stupido. Ma un'ascia di Danica. Sì, vabbè, non so se ve l'ho detto, ho recuperato la spada nanica. Perché quella lì la voglio conservare, voglio evitare il più possibile di usare armi uniche. Per puro e semplice collezionismo. Piccola scelta, vieni qui. No, 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 non andare via. Ok. Radice di Nier. Queste qui ne serviranno un bel po'. Cioè, guardate lì, ce n'è già un altro. Letteralmente non faccio in tempo a esplorare un luogo che un altro mi si palesa di fronte. Seriamente. I granchi nella saga di Elder Scrolls sono stati sempre i peggio rompipalle. Il brutto è che questi non muoiono alla prima freccia. Ma alla seconda sì. Quindi, vabbè, vi direi che ve lo faccio esplorare, sì. Esploriamo com'è, Dora l'esploratrice, dai! Questa bellissima Fana... Com'è che si chiama? Fana Casecul. Che cazzo è? Il nome di una favelas spagnola? Esploriamo insieme Fana Casecul. E la mia, siamo su Fana Casecul. Ma questo è un mezzo, non so, spagnolo, veneto. E la mia, siamo su Fana Casecul. Te lo sai perché su Titanic, cioè perché il Titanic è affondato? Perché c'era un buco. Questa è una battuta triste che mi hanno fatto. Io sono stato lì pure il coglione di tutto senso. Per chi non conosce il toscano, buco significa omosessuale, ecco. È un gioco di parole estremamente triste. Ah, morto. Mi chiedete come ha fatto a morire non avendo un arco incantato? Semplice, frecce d'argento. Ah, ma non mi prendi. Ma allora è perfetto. Ma io non voglio colpire lui. Voglio colpire il ratto. Ok. Che palle. Guardami, dai. Non voglio sprecare tempo con te. Che abilità, signori! Che abilità! La, guarda là, guarda là! Insomma. Scusi, la distanza sociale. La distanza sociale. Ecco. Fatto bene. Octoplasma lo prendiamo perché non pesa un cazzo e vale tantissimo. Che ok, lo rivenderemo a 10 o poco meno, però per una cosa che pesa 0.2, capite che è un affare prenderlo. Non ho capito i ratti perché hanno i grimaldelli, non chiedetemelo sinceramente. E direi di cambiare in frecce di ferro, sperando che quelli sono gli unici. Sono estremamente fastidiosi sinceramente i fantasmi, di altro perché devo sprecare altre... Oh, lo so. Ci manca. Che si è buggato. Che bello quando si buggano. Mi sento ristorato. Ok, fammi saltare quella pietrolina. Ma dai! Cristo. Sbattuto su una lastra d'uranio, non di metallo. Mi è caduto pure male, guarda. Troppo su, eccolo. Per chi si stava chiedendo, no, non stavo saltando sempre nello stesso modo. Cioè sì, sempre nello stesso modo saltavo, però cambiavo leggermente la visuale. Questa cosa la dovevamo fare decisamente meglio. Ottimo. Ora, ho sentito uno scheletrino da questa parte. Non di qui, proprio. Tac. No, tac. Porco Giuda. Uno. Due. Tre.
2, 3, perfetto. Wow, al volo. Ok, continuiamo per questa zona. Vediamo se troviamo qualche altro bel simpaticone. Tra l'altro sto vedendo anche che la serie comunque sta andando bene. Pensavo molto peggio, onestamente. Porca puttana, perché sei così duro? Perché sei così dannatamente duro? Sei un guardiano. Ah. Tu sei un fallito e basta. Puttana Eva! Appunto, è un guardiano. Se no sarebbe riuscito a farci tutti questi danni. Dai, che lo spettro non ci ha visto. Magia! Tra l'altro, frecce dei nani. Bravo il bastardo. Bravo, bravo. Continua così. Ci stiamo qui dietro. Ci curiamo un attimo. Almeno quel che basta. Per poi riandare di nuovo col pugnaletto delle braci e uccidere questi bastardelli da dietro. Finito. Bene. Perché se non finisce l'azione schizzinoso. Cioè, no, cazzo, sto finendo l'azione. Non posso. E tornando indietro? No, perché se si gira è problematico. Ectoplasma. Dai, sono un'ombra ormai, ho capito come uccidere nella maniera più efficace e veloce possibile, perché a furia di esplorarli ho capito bene tutte le meccaniche, più che capito, ho svecchiato e un po' migliorato le meccaniche per ucciderli. Stavo per andare in faccia. Mi raccomando, dopo il colpo in furtiva vi dovete alzare. Così vi dà praticamente un solo danno. Cioè, un solo danno, un solo attacco vi fa. E voi potete ucciderlo tranquillamente. Poi dipende anche dalle armi che avete. Cioè, ad esempio, io ho avuto culo a trovare questo pugnalino, che per quanto stupido, comunque mi permette di uccidere i fantasmi con notevole facilità. E avete visto che, cioè, noi comunque con un arco in acciaio e frecce in argento, ed erano belli tosti. Quindi, figuratevi ad andargli in faccia con una spada d'argento. O in generale portarsi proprio insieme una maledettissima spada d'argento che è pesantissima, una spada incantata giusto per loro. No, non conviene, ragazzi, onestamente non conviene. Abbiamo questa specie di altare qui. Molto carino, tra l'altro. E direi di continuare da questa zona. Nel mentre mi era venuta un'idea malata sul stabilirmi in una zona, che è proprio usare questa zona come casa. Ma ci devo riflettere ancora su, perché la casa più grande è quella che si trova a Skingrad. Però, nonostante la più grande, io avevo problemi a abitarla, diciamo così. Perché comunque non era abbastanza grande. Ed è molto triste perché non riuscivo a mettere gli oggetti, alla fine sono stato costretto a incastrarli, poi altre robe si compenetravano, altre robe uscivano fuori le pareti. E credo che sia la cosa più fastidiosa del mondo quando ti succede. Porca puttana, sei durissimo. Ragazzi, così sono durissimi, non scherzateci. I zombie sono di un duro veramente pauroso. Poi ora che stiamo salendo di livello, le bestie cominciano a diventare più dure anche loro. Quindi non stiamo più parlando della semplice frecciatina che uccide tutti. E tutto. Ah, se di cazzo il cadavere è sparito. Anche perché comunque avendo ritirato un bel po' di frecce, qualcuno a recuperarlo non fa male. Beh, grazie a Dio che sembra piccola come rovina. E fu così che ora che avevo parlato fu scoprito che un corridoio enorme che portava una sala ancora più enorme. Ah, finito? Serio? Immaginavo di più. Sincero, immaginavo molto di più. Mi aspettavo che veramente era così piccola. Ok, qui manca tipo un pezzo. Ah, manca da tutte le parti un pezzo. Facciamo finta che è normale. Baule Ailaid. No, questa è botte. Perché non so il perché tutte le forme di scrigno, urna,
Le hanno tradotte con botte. Che poi è sempre stata una mia curiosità, se le persone che traducono il gioco alla fine lo giocano, o comunque ecco, forziere di Ailei, degli Ailei. Mi chiedo effettivamente se mai loro lo giocano, no? Chi fa la traduzione se gioca il gioco. E se lo giocano, non si dice magari tipo qualcosa, ma che cazzo, guarda che cacata che ho fatto qui, e magari chiama e dice, ehi ragazzi, ho fatto una schifezza, potete correggerlo. Cioè, io ad esempio lo farei perché onestamente magari ho tante robe da tradurre, può capitare quella roba che traduco male o comunque io non posso per forza ogni volta giocare il gioco per capire che sfumatura dare a quell'esatta traduzione. Diciamo così, a quella parola non so che sfumatura dare e quindi come tradurla. Come nel caso di botte, ora non so l'inglese, però posso supporre che magari ci sia qualche sinonimo che può significare sia botte, sia scrigno, sia urna, o comunque urna, botte. Magari sono sfumature di significato, quindi ha confuso il traduttore e l'ha tradotto così, perché lui non ci ha, magari non, quando lo stava traducendo non ci ha visto, però mi chiedo, una volta che tu l'hai tradotto, l'hai fatto, non ti viene anche la curiosità di dire, boh, proviamo a giocare quello che ho tradotto? Bah, ad ogni modo, tralasciando i miei deliri, abbiamo esplorato questa piccola rovina Ailei, e direi di continuare il nostro viaggio. Sì, ci sarebbe il forte, ma non me lo faccio vedere, i forti sono così tremendamente ripetitivi. Rieccoci qui, signori. Allora, sono arrivato. Ah, no, ma volevo dire a metà, ma manco per il cazzo, sono a metà. Ho esplorato tutta questa zona. Quando vedete tipo le montagne vuol dire che c'è un luogo di interesse, però da un punto di vista ambientale, quindi tipo un vecchio ponte, un fiume, una collina, non è un dungeon o altro. E siamo al cancello di Pell. Ho esplorato anche il forte che si trova praticamente di fronte, il muro che vuole farsi risentire. Sono salito di livello e volevo farvi vedere un attimo il forte, questa zona, Welcome to Pell's Gate, friend. che non ricordo un cazzo. Take. Tu? Welcome to Pell's. Tu It's our morsi? natural barriers that keep us safe, mostly. Mountain borders north and east, open sea to the west, and bogs and rainforest to south. Grazie per le lezioni di geografia. Non Be so qua. safe. Sono tutti acculturati di geografia, tutti appassionati di geografia. Welcome to Pell. Chiedi qualcosa e loro cominciano con. Ah sì, You too. perché la zona di Pell, quell'altra. Ma che cazzo me ne frega, onestamente? Io sono entrato in una casa che non dovrei entrare, però vedo una radice di mirna. Quindi me la prendo, tra l'altro fateci caso, fa un rumore particolare. Infatti appena la prendo non lo sentite più. Manuale delle armi. Boh, mi aspettavo qualche missione, qualcosina. Alla fine il cancello di pelle ha avuto una grande importanza dopo la caduta del potentato Akaviri. Nella zona di It Cyrodiil, seems. perché Ah. tutti i How can I help regnetti del cazzo si you? My sono favorite cominciati a pub, uccidere a vicenda, Anthem. Lovely old e stone niente che buildings. poco di meno, questo qui era un punto importante di snodo per arrivare alla cittadella imperiale. Non capisco perché c'è della legna così a caso. Quella di Cheryl. Qua pensavo che con la scodella fosse un soldino. Niente! Non c'è un emerito cazzo qui sotto. Non so se siamo passati. Ah, cancello di Pell, cos'è? Locanda. C'è anche da aspettarsi. Una locanda abbastanza disordinata, mi dicono. It's you. Hi. Impero. Foglio accartocciato. Brandello di carta sgualcita. Brandello di carta sgualcita. Brandello di carta sgualcita. Avevi molto da scrivere, mi dicono. Candice. Welcome to Pell's Gate, friend. Candice Corgin. Where does our food come from? The Heartlands. Ma che cazzo me ne frega? Smettetela di Be dirmi informazioni safe. così inutili. Mi sembra uno che si frega di dove viene il suo cibo. E allora direi che prendiamo una casa veloce. Una casa. Welcome to La Pell's camera da Gate. letto. No, niente A little camera da food and letto. drink will do you. Io la prendo Goodbye. comunque. Diciamo così, va. Perché ho bisogno di dormire per salire di livello. Tac.
Rieccoci qui, signori, quindi aperta la porta. Vi avrei fatto vedere come scassino, però purtroppo c'è gente che ci tiene molto a disturbarmi in questi momenti. Quindi saliamo tranquillamente di livello, ti dico sicuramente forza, resistenza che sale sempre che è una bellezza. Non tanto velocità quanto agilità, perché comunque le magie non le stiamo ancora usando, quindi ci conviene mantenerci su questo, questo schema. Fatto ciò, planiamo giù e direi che più che mai, visto che cancello di pelle è inutile, non c'è nulla di che, iniziamo a scendere verso Bramble. Signori, rieccoci. Allora, abbiamo trovato niente che poco di meno che una locanda Faregil. Siamo, diciamo, a metà. Diciamo che siamo a metà. Ora, proviamo a entrarci perché mi ricordo di questa locanda. Se non sbaglio, era gestita da Khajiit, appunto. Cosa sono andati via, mia piccola gattina? Ma me lo chiedi così? Cioè, siamo in un video, dai. Gira più tardi, no? Che cazzo è la patata enorme? Please, you must help me find them. If I don't get home for the next batch of my famous potato bread, I don't know what I'll do. How stupid I was to leave them outside all alone like that. All I wanted to do was give them some sun. Next thing I knew, they were gone. Non capisco. I saw someone running off to the west, but I'm too frightened to journey into the woods alone. Please, can you help me? I'll pay you well, I swear. Ok, gli altri non dicono niente, me lo ricordo questo. Ma andiamo verso ovest alla ricerca delle patate. Beh, c'è una rovina di raid, quindi suppongo che sia lì che sia scappato il ladro di patate enormi. Mi chiederei se mi viene da chiedere se in inglese c'è tutta questa doppio gioco o è proprio normale così, diciamo. Dai, crepa imp di merda. Ottimo. Un colpo bendato e sarà storia. Anche se io credo devo andare al mercato, ecco sì, devo andare al mercato perché ho 2,40 di peso. E già. Credo tanto che sia qui il ladro di patate. Perlomeno se io attivo la missione. Il ladro di patate. Sì, ma proprio il ladro di patate. E in tutt'altra direzione. Perfetto! Come non trovare le cose? Ah, ma è un orco il ladro di patate. Seriamente? Un orco ti ha rubato la patata. Bene. Uccidiamo gli orchi. Quelli lì sono orchi diversi dagli orchi, ok? Credo che anche ci sia stato un errore di traduzione, perlomeno non so in inglese come siano chiamati, però dubito fortemente che abbiano chiamati tutti quanti troll, cioè tutti quanti orchi. Quello che vi posso dire sicuramente è che mi sembra che questi li possono chiamare ogre. Sì, perché questi mi danno più di ogre che di orchi. Cioè in realtà potrebbero essere benissimamente degli orchi, porca puttana. Ora sto vedendo i danni che mi sta facendo quest'essere abominevole. Perché sì, ragazzi, gli orchi sono delle cazzo di macchine da guerra. Sono resistentissimi, infatti conviene buttarli giù con le magie. Perché non sto usando le magie? Perché le mie abilità in magia fanno schifo. Pensavo di essere morto. Tutte le ore esercitarti con ogni tipo di spada hanno dato i loro frutti. Ora sai fare dei Ora sei un qualificato di lama. Il tuo super attacco a passo laterale ha la possibilità di disarmare il tuo avversario. Per usare questo attacco tieni premuto attacco mentre ti sposti a destra o a sinistra. Non è che grazie a Dio esplorando tutti quei... Porco Giuda! Guardate quanto cazzo è duro. Porca troia! Sei durissimo! È capace che questo mi rompe l'armatura o qualche pezzo di arma. Freccia di ferro, la patata gigante. Che poi sono curioso di vedere quanto è gigante questa patata. Nella landa selvaggia ho incontrato un orco. Pare che sia il ladro di Shira, visto che aveva con sé le patate enormi.
Tra l'altro i denti di orco valgono tantissimo. Quindi dicevo, secondo me c'è un errore di traduzione, perché lo vedevo più appropriato come traduzione ogre. Perché, boh, mi dà cioè, effettivamente non è giustificato il perché esistano sia gli orchi e sia, cioè, gli orchi verdi e gli orchi grigi, diciamo, differenziamoli così. O perlomeno non mi sembra di aver mai letto o sentito nulla al riguardo. Quindi, soprattutto, se qualcuno sa di perché questa differenza, o magari un errore di traduzione, ripeto, se me lo può scrivere quantomeno, perché sono veramente curioso, non ho mai ben capita questa situazione. How goes it? Mi sa che sta sopra. Lo vediamo un attimo per curiosità. Se io butto le patate enormi giù, sono oggetti di missione. Porca troia. La vedo un po' You have confusa. them, you have them. I can sense they're with you. Siamo sicuro che è tutto a posto? Non è Mud che fare queste crabs, what's the treccioline point? Annoying buggers, build them. hanno un po' distorto i pensieri? Oh my goodness, you found them. Oh, I could kiss you. As promised, Ora parte il I owe Fury. you a reward for your efforts. I present you with my first batch of famous potato bread, more valuable than gold. Enjoy. Non vedo l'ora di provare questo pane di patata, che poi non so, immaginate. No, non lo immaginate cosa si può fare col pane. Tralasciando, direi di chiudere, perché non Safe sapesse cos'è journey un to you. Fury, è un forno con gli animali umanoidi. Ora, quello che voglio provare, vedere se lì ha ancora le patate enormi. By the nine divines. Assault. Oh. Bello che non mi ha visto per niente. No! Cazzo! Non le ha. Quindi si sono perse nell'etere. Nel mentre ci ha dato due pezzi di pane. Ha dato un pane unico. E. Oh, tra l'altro, vedi che roba sta individua vita! Già che tu inizi un pezzo di pane che individua vita, capisci che qualcosa non va. E niente, signori. Quindi direi che continuo il mio viaggetto tranquillo. Ma tranquillo manco per il cazzo. Signori, dopo non poche difficoltà siamo riusciti ad arrivare a Brandville attraversando tutta la Green Road, la via verde. E niente. Diamo un'occhiata un po' a Brandville e dubito che riusciremo quantomeno a fare un'occhiata generale, cioè più di un'occhiata generale non credo riusciamo a fare. This is the Bay Roan St It's Rumors? always a pleasure to hear Oravata Othrella speak at chap. Brandville? You must have a fast horse. Travel quickly to ruined forts and caves nearby. It'll pay for itself in precious time Minchia, saved. però che occhi impressionanti che hai, fai proprio paura. Cristo You too. santo. Leggi su Morrowind. Ne so più di quanto credi su Morrowind. Ah, tra l'altro direi che diamo anche una riparazione. Diamo anche una riparata, che riparazione. Al mio equipaggiamento, sperando che questo martello si rompa dal momento che, boh, non mi piace avere roba venduta, cioè roba rubata nel mio inventario, perché metti caso succede qualcosa e dobbiamo scappare o comunque dobbiamo fare mille robe diverse, non ho idea che dobbiamo fare, metti che ci dobbiamo far arrestare come è successo nell'altra missione, e diventa una rottura di palle, onestamente. Quindi. Un altro difficile. Dai, ecco. Wow. Ben armata la signora. Prepari una guerra, porca troia. Qui Well ho met. preso quello scudo, ma in realtà dobbiamo trovare il ricettatore che è a lei, quindi ehi, tu che fai? Mi chiedi il pedaggio? Da questa città me lo aspettavo, perché. Ok, un cavallo che ti ferma. Oh, il cavallo ci carica e ci butta giù dal ponte. Oh, perché giustamente questo cavallo appartiene a qualche guardia, a qualche legionario che è entrato anche ai corrieri. E sì, è quella città che dico io, quella tutta schifosa, brutta, fatta di catapecchi e tutto. Il cimelio. E si trova lì. È veramente brutta come città, è una delle più povere, cioè è la più povera, sì, è assolutamente la più povera che c'è. Quella è la Dama della Fortuna. C'è una missione legata, la vecchia signora fortunata.
Ti porgi verso l'altro, braci la guancia della vecchia signora fortunata e spieghi che il tuo desiderio si avveri. Ci dà questo effetto. Qui è pieno di argoniani. Ok? E come vedete è una zona abbastanza acquosa, però più che acquosa, o se dice acquosa nel senso che c'è pieno di corsi d'acqua, però non propriamente, cioè la definizione giusta sarebbe proprio paludosa come zona, è proprio paludosa. Giù lei a Win, non mi ricordo com'è onestamente, ma va bene così. Fatto ciò, direi che però sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E ci vediamo nel prossimo episodio. Tra l'altro guardate la particolare formazione di alcune torri, che non sono totalmente costruite, sono rimpiazzate da quelle strutture in legno. Non sono veri e propri avamposti. Qui lo potete notare meglio. Come vedete, qui la torre è completa, qui no, e hanno rimpiazzato questa struttura di similegno. Dicevo, ci vediamo nel prossimo episodio.